Bellissima vittoria stasera, serviva per tutto l'ambiente, per la squadra, per la società. Voglio dire due cose. La prima, dedichiamo questa vittoria alla città di San Severo. In questo periodo gli accadimenti che ci stanno travolgendo, che ci stanno deprimendo, non ci devono far scoraggiare. Noi dobbiamo andare avanti, ci sono tante cose belle in questo territorio. La cestistica è una di queste, questo gruppo, questi tifosi, questa società, questa squadra deve continuare a lavorare per il bene di San Severo. Quindi vogliamo dedicare insieme a tutti i soci, insieme alla squadra, allo staff tecnico, questa vittoria al nostro territorio, il primo piccolo contributo che possiamo dare. Poi per un po' così rendere più simpatica la cosa, martedì ci siamo visti con Lino, con la sua compagna, abbiamo discusso un po' della qualità dei vini del nostro territorio di Udine, visto che lui era a Udine. Abbiamo fatto due scommesse, la prima l'abbiamo vinta, l'ha vinta Lino, e alla prima vittoria gli avremmo regalato una preziosa bottiglia del nostro territorio insieme ad altre aziende che fanno spumanti, fanno prodotti di questo tipo. Quindi oggi Lino potrà brindare con questa bottiglia. Poi la seconda scommessa ve la riveliamo quando e se si realizzerà, ve la faremo vedere in diretta. Vi lascio con Lino per le cose più serie, e sempre forza Neri. Grazie a tutti. Bene, dopo queste bellissime parole del vicepresidente Michele Gravina, coach, benvenuto. Grazie. È la sua prima conferenza qui in sala stampa, nella sala stampa del Falcone Borsellino. Ricordiamo che l'Allianz Pazienza San Severo ha battuto Ferrara per 81-77. Coach, già nel finale di gara contro Verona la squadra ha dimostrato tutto il carattere. Questa sera però sono arrivati i due punti, una vittoria fondamentale. Sì, c'è da dire, di questa partita c'è da dire una cosa solo, che i ragazzi hanno fatto esattamente quello che avevo chiesto e quello per cui ci siamo allenati. Abbiamo cambiato un po' di roba in attacco e chiaramente l'azione, gli schemi non sono ancora fluidi, anche se qualcosina abbiamo lasciato da prima, anche se poi abbiamo trovato anche delle buone azioni, soprattutto in contropiede, anche abbiamo fatto delle buone azioni. Però la cosa importante che avevo chiesto ai ragazzi in queste due settimane di allenamenti, se vogliamo raggiungere l'obiettivo, che lo sappiamo tutti qual è, della salvezza, e comunque di portare a casa più punti possibili, è stringere le maglie in difesa, aiutarsi e nessuno che fa un passo indietro. Devo dire che questa è stata una partita molto dispendiosa, perché Ferrara è una buona squadra e poi molto fisica. Avevamo tante differenze di ruoli, in quasi tutti i ruoli pativamo altezza e anche stazza fisica. E io devo dire grazie ai ragazzi che si sono veramente superati, e anche nei momenti migliori Ferrara avete visto che non ha mai mollato, è sempre riuscita a rintuzzare. E il carattere di fine partita ancora di più mi fa capire che questi ragazzi ci credono. Dietro di me sentivo un'energia pazzesca in panchina, e ognuno che entrava aveva la faccia giusta, gli occhi giusti, e negli errori si aiutavano. Questo ci abbiamo lavorato in settimana, ho cercato di far capire ai ragazzi che si devono mettere a disposizione della squadra, e ognuno non deve pensare al suo ego ma al bene della squadra, e oggi veramente l'hanno fatto. Io ho visto della gente che in campo stava soffrendo, giù sulle gambe nel senso che difendeva giù sulle gambe, e questo è un bel segnale. Credo che sia una vittoria meritata, che ci voleva un po' per tutto l'ambiente. Beniamino Pascale, quotidiano d'attacco. Posso finire un attimo? Assolutissimo. Detto questo, perché chiaramente volevo fare un po' l'analisi della partita, anch'io è da poco che sono qua a San Severo, insomma sto vivendo abbastanza la città, e la dedica alla città sicuramente è non dovuta ma sentita, perché intanto appena mi giro per la strada tutti ci conoscono e tutti sono partecipi, perciò credo che lo sport e la cestistica nella città di San Severo possa veramente dare un segnale importante anche in questo momento qua. Questa vittoria veramente dedicata alla città, è dedicata ai tifosi,
perché oggi ci hanno sostenuto tantissimo e si veniva un po' da momenti un po' di delusioni, no? E perciò questo è da dedicare. Ma più di tutto io vorrei dedicare questa partita, questa vittoria allo staff mio, chiaramente. Ringrazio la società che mi ha, scusate se mi dilungo, ma visto che è la mia prima conferenza stampa, che mi ha voluto qui per questa missione, diciamo, e io ho promesso che veramente darò tutto il possibile, la mia passione, la mia esperienza, la voglia veramente di fare del meglio. Però lo staff che ha lavorato con questi ragazzi, perché dall'allenatore, da Cagnazzo, che è un mio collega, che mi ha lasciato comunque una squadra allenata, una filosofia magari diversa di gioco, ma anche con una bella dose di sfortuna, no? Perché comunque sono mancate, ho visto le vostre partite, e qualche volta una palla che entra, una palla che esce fa la differenza. Perciò il lavoro fatto prima non bisogna dimenticarlo. E poi lo staff che in queste 2 settimane mi hanno aiutato a inserirmi, tutto l'ambiente, ma i miei, diciamo, assistenti, quelli più vicini, lo staff tecnico, lo staff medico, li ho trovati molto preparati ma molto disponibili a farmi entrare nella famiglia cestistica. Perciò questo per me mi ha agevolato molto il lavoro, e è chiaro, e lo ringrazio soprattutto a loro, e la dedica soprattutto a loro. Lo presento nuovamente, Beniamino Pascale. Scusami. Del quotidiano L'Attacco. Ah no, però... Sì, no. Coach, allora, al di là di qualche sbavatura che comunque abbiamo visto e che lei già ha sottolineato, come possono essere qualche tiro ancora forzato da tre, e magari anche Demps che forse è iniziato in un certo modo e ha concluso questa sera come un po' ci aveva abituati, però, quindi al di là delle sbavature, è un po' la serata delle qualità, la qualità di Di Donato, che forse lei non vuole mai parlare dei singoli, però è la serata secondo me di Di Donato come qualità di gioco, la serata di questa bottiglia che è la Riserva Nobile, uno spumante che è davvero super premiato, e in virtù di questo io vorrei comunque girare pagina. Pensiamo a mercoledì è un'altra partita da vincere, come la sta magari già sistemando o preparando? Ma intanto dire, è vero che si vince sempre tutti insieme di gruppo. Io non è che difficilmente parlo dei singoli, perché un giocatore solo non può vincere la partita, ma oggi non si può non parlare di Di Donato, perché comunque è stato, diciamo, l'immagine della nostra squadra. Di Donato oggi ha fatto canestro, ha lottato, ma la nostra squadra era questa. Perciò voglio dire, lui ha avuto sicuramente meno sbavature, come hai detto tu, e giustamente. Però voglio dire una cosa su Demps. Demps oggi aveva una faccia diversa dalle altre volte. L'ho visto difendere, ha preso anche, comunque ha messo una tripla importante in finale di partita, e l'ho visto veramente dentro la squadra, e questo è un segnale molto importante, come tutti chiaramente. Allora, appello, visto che mi parli, cioè, oggi ci siamo presi questa bella partita, bella soddisfazione, abbiamo speso tante energie, piedi per terra, ma veramente piedi per terra, ma saldamente per terra, 2 punti fondamentali, soprattutto contro una squadra forte che lo sta dimostrando. Ma la partita vera è quella di mercoledì, per tanti motivi che lo sappiamo, di classifica, abbiamo il vantaggio del campo, del coso, loro domani giocano, non so se vincono o perdono, ma in ogni caso anche se vincono noi li raggiungeremo. Perciò voglio dire, ma vorrei veramente fare un appello a tutto l'ambiente e soprattutto ai nostri tifosi, che oggi sono stati straordinari. Se mercoledì, non so se l'infrasettimanale può essere una giornata particolare, ma se veramente noi tutti, come ho sempre detto, dal custode alla città, tutti vogliamo spingere la palla dentro, è mercoledì la partita. Ma allora, da sottovalutare niente, perché siamo dietro in classifica, non c'è da sottovalutare niente. Roseto è una squadra molto strana, che si è giocato tutte le partite, almeno le prime parti di partita, è una squadra molto fisica, che se non la prendi bene è veramente dura. Poi è una squadra giovane, hanno cambiato qualcosa,
Perciò dobbiamo stare attenti. Questa euforia, io sono uno sempre a piedi per terra di equilibrio, oggi ce la prendiamo, dai, diciamo la verità. Però i ragazzi nello spogliatoio li dovevate vedere, non vera, come se si fossero levati un po' di roba, no? Dietro. Però da domani mattina io li devo veramente indirizzare sulla partita di mercoledì, perché mercoledì è la partita vera. Perciò l'appello mio è quello di tutto l'ambiente, di stare con i piedi per terra, godiamocela. E non so se per fortuna, purtroppo, per questi ragazzi oggi hanno dato, dobbiamo recuperarli, perché con Roseto sarà una partita fisica, perché questi ragazzi sono molto atletici. Perciò è chiaro che c'è poco tempo per prepararla, ma soprattutto la dobbiamo preparare qua in testa. Luca Ficucello di Sharing TV. Buonasera coach. La sua sottolineatura riguardo alla concentrazione è importantissima. Io credo che quella concentrazione che ha permesso a questa squadra, che aveva perso parecchie partite al tie break, questa volta di prevalere sull'ultimo traguardo. Non perdere la testa, non perdere la calma, mantenere la forza dei nervi distesi e prevalere alla fine, seppur di una incollatura. E quindi questo vuol dire che lei ha già lavorato sulla mente di questi ragazzi, trasmettendo quella calma che in questo sport, unita alla forza e alla tecnica, è di fondamentale importanza. E poi volevo sottolineare un altro aspetto. Confermo che lei vive la città, perché io stamattina l'ho vista al mercatino. Ah, ecco. Quindi confermo, però non ho voluto disturbare perché era al telefono, per cui mi sono permesso, mi sono astenuto, ma posso confermare che lei vive la città. Di questo la ringraziamo. Allora, sicuramente voglio scoprire San Severo e il territorio, se me lo permetterà il tempo, che non sono in palestra e ho a preparare i programmi. Però sì, voglio capire. Tra l'altro io sono uno che si orienta molto male. Venerdì mattina non ho senso di orientamento, venerdì mattina sono andato un po' in giro, sono andato al mercato della frutta, della verdura, già mi sono perso, però sarà questione di poco. Però mi piace sicuramente, poi insomma già gli amici della società mi hanno spiegato cosa c'è da vedere, cosa si può fare, eccetera. No, per quanto riguarda la concentrazione, è vero, è un po' una cosa che io seguo molto e che ritengo molto importante. Abbiamo fatto anche ho fatto dei colloqui con i ragazzi e poi abbiamo fatto una riunione mercoledì dove abbiamo stilato anche un patto tra di noi, tra i giocatori, dove chiaramente, però penso, se la squadra, se i ragazzi si allenano bene e hanno fiducia uno con l'altro, non c'è bisogno di avere ansia, di avere... È chiaro che noi li dobbiamo preparare, noi allenatori, per andare in campo e dare il massimo e essere pronti anche nei momenti difficili, ma questo è un percorso che si fa durante la settimana, durante i mesi di allenamento. A me mi è piaciuta oggi perché comunque anche nei momenti, perché noi veramente c'è stato un momento che io mi ricordo che loro nel terzo quarto hanno segnato 8 punti, mancavano 2 minuti e mezzo, cioè voglio dire, stavano difendendo veramente bene e avevamo il pallino in mano, eppure loro sono sempre rientrati, non li abbiamo mai fatti andare avanti e abbiamo tenuto. E nei momenti concitati del finale mi è piaciuta, come hai detto tu, concentrazione ma anche grinta, perché abbiamo fatto 2 o 3 difese anche al limite del fallo, ma sai, se si difende forte tutta la partita poi alla fine paga. Perciò la soddisfazione è quella di aver visto una squadra che non ha mai mollato. Coach, per concludere, ho notato che lei tiene molto al nostro motto, la squadra lo ripete spesso e forse anche in allenamento quando Emidio non urla abbastanza, lei dice no, dobbiamo rifarlo il motto perché devo sentire i vostri decibel, e allora ci piacerebbe concludere con il nostro motto Forza Neri detto dal nostro coach alla nostra prima vittoria. No, ma vabbè, l'ho già detto, ma chiaramente... Il discorso è, bisogna essere concentrati anche a fine allenamento o all'inizio, perché quello è il segnale che siamo una squadra tosta. Perciò forza neri, forza neri, forza neri. Grazie coach.